Amici di Onda Libera, siamo al mercato di Fano e questa mattina andremo a chiedere l'opinione dei cittadini in merito alla vicenda dell'ospedale. Ospedale unico sì, ospedale unico no, e sentiremo cosa ne pensa la gente. Come la pensa? La penso che si buttano i soldi in maniera proprio esagerata, perché due ospedali ci sono, perché farne uno unico e privare poi le città dei propri ospedali, oppure non so cosa pensano di fare. Io non sono d'accordo. Lei? Anch'io uguale, come la signora la penso. Grazie mille. Signora, ospedale unico sì o no? No. Ospedale unico, cosa ne pensate, sì o no? Io no. No, no. 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 Signora, posso fare una domanda sull'ospedale? Ospedale unico, sì o no? Cosa ne pensa? Beh, no, perché ci abbiamo già quello d'Ancona, per cui... Quindi lei per la salvaguardia della Santa Croce? Sì, sì, sì. Sì. Grazie. Ospedale unico, ma dipende per come funziona. Però sarebbe bene che funzionasse qui a Fano, questa sarebbe la cosa migliore, però... Ospedale unico sì o no? No. No, guardi, io la mia idea è molto chiara invece, preferisco che i due ospedali attualmente presenti, tra l'altro che sono stati recentemente ampliati o ammodernati, vengano tenuti così come sono. Che senso ha andare a costruirne un terzo nuovo litigando dove, non si sa dove, come, perché? Ospedale unico sì o no? Preferisce Santa Croce o che si costruisca un nuovo ospedale? Un nuovo ospedale. E dove preferirebbe costruirlo eventualmente? Ah boh, non sono informata. Perché qui stanno discutendo tra Fosso Saiore, Muraglia, Chiaruccia. Fosso Saiore, Muraglia, Muraglia, io sono di Pesaro. Ospedale unico no. Quindi salvaguardia del Santa Croce? Assolutamente sì. Anche per me. Anche per me no. Anch'io. Signora, cosa pensa dell'ospedale? Ospedale unico sì o no? No. No. Quindi Santa Croce? Sì. Ospedale unico sì o no? No. Ospedale unico sì o no? No, assolutamente no. Quindi per difesa del Santa Croce? Assolutamente, speriamo che vada in porto questa cosa e vediamo. Io sono più favorevole a ristrutturare l'ospedale Santa Croce di Fano. Lei signora è per il Santa Croce o per un ospedale unico? Io sarei per un ospedale unico se si realizzasse presto e con onestà. Se no, a noi ci piace tanto il Santa Croce, bisognerebbe valorizzarlo, ampliarlo, ecco. Renderlo più efficiente magari. Sì, però hanno parlato di 30 anni per l'ospedale unico, come si fa? Anche io per ognuno il suo ospedale, magari con dei reparti di specialità a Fano e altri invece a Pesaro, che si può dividere le vere specialità, quindi è raggiungibile in poco, ecco. Lasciarli tutti e due, però è farli specialisti da un lato e dall'altro, senza un ospedale nuovo. Grazie mille. Ho speso tanto per fare questi ospedali e ancora ci sono i lavori. Ospedale unico sì o no? Una domanda semplicissima. No. 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 Salvare Santa Croce o costruire? Non sono proprio del posto, quindi devo dire la verità, non conosco bene la zona, però direi di no fondamentalmente. Ospedale unico sì o no? Ospedale unico? Cioè c'è una grossa discussione se costruire o non costruire un ospedale nuovo, provinciale, oppure se salvare... Che salvassero il nostro ospedale qui di Fano. Anche io. Grazie. No. No. Quindi salviamo Santa Croce? Sì, sì, sì. Sì, 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 salviamo Santa Croce, vogliamo solo Santa Croce. Da quando sono uniti, anche uniti, riuniti, guarda, non va tanto bene. Ospedale unico sì, ma a Fano. Ospedale unico sì o no? No.
Quindi salviamo Santa Croce? Assolutamente no, perché per esperienza io sono del sud, hanno accentrato diversi ospedali, quindi io ho visto, anziché esserci miglioramento oppure migliorie nei servizi, disservizio, quindi assolutamente no, quindi ci teniamo quel che abbiamo. Grazie, buona giornata. Grazie a lei. No, io no, da quello che so, no, minimamente, no, no. No, direi di no. Grazie. Ma dipende, cioè, io preferirei di no. Quindi salviamo Santa Croce? Sì. Andrà a votare il referendum che, per le firme che si stanno raccogliendo? Ho già firmato. Ah, no, beh, quando ci sarà il referendum? Beh, penso di sì. Allora, ospedale unico sì, perché la medicina moderna, la sanità moderna richiede quelle dimensioni, quei volumi di attività per i professionisti e quel tipo di tecnologie, quegli spazi. Oggi due ospedali, almeno secondo me, non rispondono più a questi bisogni. Sul come e sul dove sono estremamente critica su quello che si sta, di cui si sta discutendo. No a Fosso 6 ore per evidenti motivi che ognuno può comprendere, e sia un ospedale fatto con le risorse pubbliche. Ho molte perplessità sul partenariato col privato. Grazie mille. No, no, no. Io sono per il sì su tutto. Trivelle sì, ospedale a Fano andrà a firmare. Stessa domanda, no. Stessa domanda. Ospedale a Fano. Ospedale a Fano. Fano. No. Quindi per la salvaguardia di quelli che ci sono. Esatto, sì, sì, sì. Grazie. No. Quindi salviamo quelli che ci sono. Certo, ovvio. Ma non perché io non tanto lo vedrò di sicuro, perciò a me non mi servirà di sicuro. Ma logicamente, no, secondo me dovrebbero rinforzare quelli che ci sono. Dovrebbero rinforzare quelli perché è vicino per tanta altra gente, è più comodo per arrivarci. Cioè, l'ospedale di Fano è stato sempre abbastanza attivo, io ne ho avuto bisogno, anche Pesaro ho avuto bisogno. Dovrebbero però lavorare meglio chi c'è dentro. No. Quindi salviamo sì. Quelli che ci sono. Esatto. Anche lei? Sì, anche per me. Sì. Tu sei per l'ospedale unico o per no. Salvare quelli che ci sono? Per salvare quello di Fano, al 100%. Ospedale unico, sì o no? No. Se viene fatto bene, diciamo, no, gestito bene, penso che sia una cosa giusta. Se invece, come si sta succedendo, ognuno vuole fare la sua parte, meglio che si separi come stanno. Secondo lei le risorse finanziarie ci sarebbero per fare un'operazione di questo tipo qui? Ma qualche anno fa si parlava che c'erano già dei soldi stanziati, attualmente non si sa più niente, quindi dove sono andati a finire? Esatto, bella domanda. La domanda è che se noi ci poniamo, insomma, No, se puoi fare una cosa per spendere ancora più soldi e non puoi non dare al cittadino quello che gli serve, no, meglio fare le cose, stare le cose come stanno e cercare di vedere un po', di mettere bene quello che abbiamo, senza andare a spendere altri soldi inutilmente, insomma. L'ospedale unico? No, assolutamente, per me deve rimanere così com'è, due grandi città meritano avere due buoni ospedali, poi visto tutti i soldi che ci hanno investito, per me è una perdita. E il discorso vale anche per gli ospedali dell'entroterra? Anche per l'entroterra perlomeno di lasciare dei presidi, a mio giudizio, perché non lo possiamo abbandonare, abbiamo un bacino d'utenza che è grandissimo, perciò costringere gente di Fossombrone e Cagli a venire a Pesaro, specialmente per il periodo estivo, voglio proprio vedere come funziona. È una bella domanda. Io rispondo che vorrei che ci fosse una sanità per le persone, dopo che sia una sanità pubblica al servizio delle persone, che si riorganizzi anche volendo quello che c'è. Dopo non vorrei chi già sostiene che ci fa la campagna elettorale anche sopra la testa nostra, però noi come cittadini vogliamo garantiti i servizi per noi. Quindi quello che sia purché funzioni? No, che funzioni al servizio delle persone e che non ci smantellino tutto, questo senz'altro. Grazie. Grazie. Lei è favorevole o contrario? Preferirebbe mantenere le strutture che esistono? Preferirei mantenerle, visto che già stanno chiudendo in diverse. Sì o no? No, per l'ospedale di Fano. Ok. Prego. Grazie. Prego.